Canto 28. Chi potrebbe mai, seppure con parole non vincolate da rime di poesia, bensì sciolte e libere, raccontare di tutto quel sangue e delle piaghe che io vidi in quella bolgia, anche rifacendo più volte il racconto per arricchirlo e perfezionarlo? Ogni lingua che volesse narrarlo verrebbe meno ad un simile compito per l'insufficienza del linguaggio e della mente che hanno poca ampiezza per comprendere tale fenomeno. Per dare la grandezza di tale orrore, proviamo a radunare, ricordando gli eventi passati, tutti coloro che sparsero sangue nell'Italia meridionale, definita genericamente anche Puglia, parte continentale del reame di Napoli. E ricordiamo fu soggetta alle alterne vicende della fortuna e terra dolente di tanto sangue versato in seguito alle guerre che vi si sono succedute, dalle guerre puniche a quelle contro i Normanni e poi tra gli Svevi e gli Angioini, più precisamente per i discendenti di Enea e dei Troiani, e cioè i Romani. Ricordiamo le guerre puniche in cui Annibale raccolse gli anelli degli stessi Romani caduti in battaglia, riempendone un moggio, come narra Tito Livio, che certamente non sbaglia. Poi ricordiamo le battaglie combattute dalle genti che subirono ferite e mutilazioni per contrastare il normanno Roberto il Guiscardo, figlio di Tancredi d'Altavilla, che conquistò le province che costituirono il regno di Napoli. Dunque le grandi e sanguinose lotte tra Angioini e Svevi, i cui scheletri si raccolgono a Ceneraio sul Garigliano, là dove ciascun pugliese avrebbe tradito e lasciato il passo alle forze di Carlo I d'Angiò. E queste che sconfissero poi gli imperiali a Benevento, dove cadde anche Manfredi. E là, a Tagliacozzo, dove Alardo di Valeri, consigliere di Carlo d'Angiò, fu artefice, solo con i suoi consigli, senza combattere, della sconfitta di Corradino presso il castello di Tagliacozzo nell'Aquilano. Ebbene, qualsiasi grande ferita o qualsiasi penosa amputazione si mostrasse di tutte quelle tremende e innumerevoli causate in quelle interminabili guerre, ciò non si potrebbe in alcun modo eguagliare alla lurida bestiale sofferenza della nona bolgia. Una botte per aver perso la doga centrale che la contiene, oppure quella estrema del fondo, non si spacca tanto quanto io vidi squarciato uno, Maometto, dal mento fino all'ano. Tra le gambe gli pendevano le budella, apparivano cuore, polmoni, fegato, milza e stomaco, in cui si trasforma in escrementi quello che si mangia. Mentre io lo fissavo intensamente, lui mi guardò e con le mani si aprì ancora più il torace, dicendo: «Guarda tu come mi squarcio! Guarda com'è malconcio il povero Maometto! Davanti a me se ne va piangendo, Ali ibn Abi! Ed ora lo puoi vedere spaccato dal mento ai capelli. Poi tutti quelli che tu vedi qui, seminatori di scandali e di scismi, divisero le religioni e per questo sono qui dentro divisi e spezzati nei loro tormentati corpi. Un diavolo è qua dietro di noi, che ci concia in questo modo senza pietà con una spada. Ogni volta che ciascuno di noi, dopo aver percorso tutta la bolgia circolare, ripassa nuovamente davanti a lui. Infatti, le ferite nel frattempo si rimarginano prima ancora che ciascuno gli ripassi davanti un'altra volta. Ma tu chi sei, che da quel ponte ti stai attardando a smusare? Cerchi forse di ritardare il tuo avvicinamento alla pena a cui sei stato condannato e che ti è stata giudicata? Dopo che ti sei dovuto accusare dei tuoi peccati? Né la morte ancora lo raggiunse, né ancora lo ha portato qui peccato da scontare e quindi per essere tormentato», gli rispose il mio maestro. «Bensì a me che sono morto è stato assegnato il compito di accompagnarlo per l'inferno quaggiù, di girone in girone, per dargli la piena esperienza e consapevolezza. E tutto ciò è vero, così come è vero che io ti sto parlando». Più di 100 anime si fermarono quando udirono queste parole, a guardarmi con meraviglia, dimenticando anche il loro dolore. E Maometto allora aggiunse: «Allora,
Tu che forse presto rivedrai la luce, di a Fra Dolcino che se egli non vuole morire e venire qua giù troppo presto, allora si armi di viveri per poter resistere ad un accerchiamento e ad un isolamento provocato dalla neve. Essa potrebbe infatti rendere la vittoria più facile al vescovo di Novara nella crociata contro di lui. Quella vittoria che appunto al vescovo, se non aiutato dagli stenti, gli sarebbe ben più difficile da ottenere. Prima che Maometto ebbe disteso tutto il piede per girarsi ed andarsene, cioè praticamente in un attimo, mi disse queste parole. Dopodiché distese il piede per terra e se ne andò definitivamente. Poi un altro che aveva la gola squarciata e completamente spezzato il naso fin dalla base e non aveva che un solo orecchio, rimasto per meraviglia a guardare con gli altri, prima di altri aprì la gola, che era tutta rossa di sangue, e dalla gola la voce usciva senza passare per la bocca, e disse: Tu che nessuna colpa ti condanna e che io vidi già su in terra italiana, se non mi inganna la grande somiglianza, ricordati di me, Piero da Medicina, se mai ritornerai nella pianura padana che da Vercelli scende fino al castello di Marcabò. Cerca di far sapere ai due cittadini più importanti di Fano, Guido del Cassero ed Angiolello di Carignano, che se la veggenza qui è reale, essi saranno gettati fuori dal loro castello per il tradimento perpetrato da Malatestino dell'Occhio, signore di Rimini. Figlio di Malatesta da Rimini, e saranno gettati in mare presso Cattolica per il tradimento appunto di quel tiranno, dentro ad un sacco legato con un sasso per affondare meglio. Il mare tra l'isola di Cipro e Maiorca, praticamente tutto il Mediterraneo, e cioè Nettuno, dio del mare, non vide mai simile tradimento, né ad opera dei tremendi pirati, né ad opera dei greci che anticamente erano anch'essi predatori del mare. Quel traditore che vede soltanto con un occhio, cioè Malatestino dell'Occhio, signore di Rimini, territori che un tale che è qui con me non avrebbe mai voluto nemmeno vedere, li farà venire per trattare con lui. Poi farà in modo che essi non abbiano nemmeno il tempo di pregare, per scampare casomai alle tempeste di vento di Focara, perché prima ancora lui li ucciderà. Ed io a lui: mostrami e dimmi se vuoi che io porti su in terra notizie di te. Chi è quello che hai accennato che è lì con te, ed al quale fu amaro aver visto quelle terre governate da Malatestino dell'Occhio? Allora pose la mano sulla guancia di un suo compagno e gli aprì la bocca gridando: Questo è lui e non parla perché ha la lingua mozzata. Egli Caio Curione, tribuno della plebe e partigiano di Pompeo, passato poi dalla parte di Cesare, andò a Ravenna e ne tornò con lettere di Cesare al Senato. Esiliato da Roma quando Cesare venne dichiarato ribelle e invitato a sciogliere il suo esercito, esortò Cesare stesso a rompere gli indugi ed a passare il Rubicone vincendone le esitazioni e dicendo che chi è pronto ad agire e ne ha i mezzi ricevette sempre danno dall'attesa. Oh, quanto mi pareva sbigottito Curione, con la lingua tagliata in gola, lui che in vita fu con quella sua lingua così bravo e convincente nel parlare.
là fra quegli peccatori mi pareva smarrito, assente tanto quanto prima era stato abile ed ardito. Ed uno che aveva l'una e l'altra mano mozza, alzando i moncherini in quell'aria grigia, così che il sangue sporcò tutta la faccia, gridò: «Ricordati anche di me, mosca dei Lamberti, che dissi, infelice me! Cosa fatta capo a, provocando così l'origine della discordia fra la gente di Firenze?» Ed io aggiunsi: «E provocasti anche la divisione e la distruzione della tua famiglia Lamberti!» Poi io rimasi là a guardare quella fila di anime e vidi una cosa che avrei paura solo a raccontare senza poterne dare altra prova se non le mie parole stesse e la coscienza di dire la verità che mi rende ardito e coraggioso. Infatti la coscienza, la buona compagna, dà coraggio e franchezza all'uomo sotto la difesa della sua purezza, che è come una corazza. Io vidi sicuramente, mi sembra ancora di vederlo, un busto senza capo andare avanti così insieme agli altri della schiera, e teneva il capo mozzato per i capelli fra le mani come fosse una lanterna, e quello ci guardava e diceva: «Oh, me!» Di sé faceva se stesso luce, ed erano due parti come un solo individuo, e contemporaneamente una persona sola divisa in due parti, e come ciò fosse possibile, Dio solo lo sa. Quando fu proprio al piede del ponte sulla bolgia, alzò alto il braccio con tutta la testa per avvicinare così a noi le sue parole, che furono: «Tu che da vivo vai attraverso i morti, ora che vedi il dolore della pena, guarda se qualcuna è più grande di questa, e affinché tu racconti di me, sappi che io sono Bertram dal Bornio, colui che consigliò con cattivi incoraggiamenti il giovane re Enrico III a ribellarsi al padre Enrico II, che lo aveva associato e responsabilizzato al regno, e così misi padre e figlio ribelli l'uno contro l'altro. Achitofel, consigliere di Davide, con i suoi malvagi consigli non fece accadere cosa peggiore fra Davide e suo padre Assalonne, facendo sì che Davide si ribellasse al padre. Pertanto, poiché divisi persone così unite dal vincolo del sangue, ora io stesso diviso porto la testa separata dal tronco, infelice! Il cervello, diviso dal suo principio, cioè dal midollo spinale che è nel tronco. In questo modo puoi osservare in me il contrappasso».